Buongiorno cari amici, oggi siamo nella mia piccola serra, e qui c'è piantato un'insalatina, la brasiliana. Vi faccio vedere, eccola qua. Ho piantato circa un mese fa e la devo raccogliere tra una ventina di giorni. Però non sono venuto per farvi vedere l'insalatina, sono venuto per farvi vedere questa pianta. Questo è un Solanum torbum, è una pianta che viene dal Centro America, Centro Africa. A che serve questa pianta? Questa pianta è un portinnesto dove va innestato il pomodoro e la melanzana. Perché si innesta il pomodoro e la melanzana? Perché questa è una pianta resistente a virus e malattie fungine. Come l'ho vista questa pianta nel mese di gennaio, io me ne sono subito innamorato. Perché? Siccome che nel mio terreno l'anno scorso ho piantato delle melanzane e dopo qualche mese che erano nati i primi frutti, ho visto che sulle foglie stavano diventando gialle e un po' secche stavano diventando. E parlando con dei fitopatologi mi hanno detto che questa malattia è una vertigillosi. Per combattere questa vertigillosi io voglio innestare su qui sopra una melanzana. Allora, stoppa. Allora, per trovare io dei semi di questa pianta sono andato sopra internet nel mese di gennaio e li ho trovati e verso la metà di febbraio li ho seminati. Questa è una pianta di all'incirca 90 giorni. E dopo io, tra 2-3 giorni, li andrò a piantare nel mio terreno. Adesso blocco il video che dopo vi faccio vedere dove li andrò a piantare. Allora cari amici, adesso sono dentro il mio campo, diciamo così, vi faccio vedere come si pianta questa piantina, il Solanum. Come vi ho fatto vedere le piantine ieri nella serra, oggi li voglio piantare nel terreno. Penso che si sono radicati molto bene quelle piantine e li andiamo a piantare adesso per filaro. Ecco qua, il terreno è ancora asciutto. Una volta finito di piantare queste piante dovrò innaffiare, sennò poi domani e dopodomani le piantine sono già seccate. Le pianto così a filaro, le pianto così, poi fra una ventina di giorni che sono cresciuti almeno 20 cm o 30 sopra il terreno, li innesto a melanzana e qualcuno lo posso innestare pure per pomodoro. Adesso vi faccio vedere solamente due o tre piante che pianto e poi bloccherò il video e dopo vi farò vedere tutto il campo piantato. Allora amici, abbiamo piantato il nostro Solanum torbum e l'abbiamo piantato su filari, l'abbiamo piantato circa
una quarantina di centimetri una pianta dall'altra, e tra una fila e l'altra saranno circa 1,80 m. Adesso li facciamo crescere per una ventina di giorni, li facciamo crescere e poi li innesteremo. E vedremo che tipo di innesto faremo, se pomodoro o melanzana. Fra qualche giorno girerò un altro video dove ho già le melanzane tutte innestate sul torbum e vi farò vedere come si pulisce una pianta di melanzana, le foglie, le femminelle, di cui dopo vi farò vedere che sotto gli innesti sono nate delle piantine di torbum, di cui io le taglierò e farò delle talee. Cari amici, se vi è piaciuto questo filmato, mettetevi un like sul video.